partiamo da lei. Lei quando è nato? Il 22 maggio del 1905. Del 1905, quindi lei oggi ha 101 anni, dico bene, complimenti perché è una, li porta proprio bene, eccetera. E lei è nato ad Asti, quindi chi è la Dast? Dove è nato? Radicondoli, provincia di Siena. Ecco che c'è quindi una cosa toscana in famiglia in qualche modo, che viene fuori. C'è sempre il paglio di mezzo. C'è il paglio, sì. Siena e Asti. Tra Siena e Asti. Radicondoli, quindi. E come mai poi è venuto ad Asti? Qual è stato il motivo? Raccontarle la svelta, sì, sì. Io lavoravo sotto la ditta Levi. Levi. Che facevano fatto la direttissima Roma-Napoli. Roma-Napoli, capito? Era una ditta di impresa romano. Ha portato la famiglia là. Lì nel 1917. Siamo ritornati lì, poi finito la guerra e tutto, la ditta si è trasferita in Val d'Aosta. Ah, in Val d'Aosta, ho capito. Poi San Martin, che ha fatto la centrale. E allora mio papà ha portato la famiglia là. Ah. E di là, il mio suocero, sì, che lavorava anche lì alla Breda, era il maestro di forno a Torino, la ditta, non mi ricordo che ditta era, l'acciaieria. Ecco, è andato su, finché l'ha fatto venire ad Asti. Ercole, quello delle ferriera. Il mio suocero, io lavoravo ai Zanzi Ivrea. Mio suocero, c'è una figlia sola. Pieni, facevamo una famiglia sola, vabbè, chi cercava lo ritornitore. Però lui, la settimana dopo che è venuto a casa, no, mi fa: guarda, vieni giù, vai a fare il tuo lavoro. Che allora si faceva sto capolavoro per far vedere uno cosa era capace di fare, intorno. Allora lui ha avuto il capolavoro e qui c'era il capo officina, Galli, insomma, conclusione, si trattava, io là avevo 3,25 all'ora. Tre lire e 25. Galli fa lui il massimo è 3 lire. 3 lire? Quindi guadagnava di meno di là. E io dico: ma il mio suocero, perché mi ci devo rimettere? E lui: ma leggi, ma qui non guadagnavo, sono tutti insieme. E beh, allora ci sono tutti i giochi. E da allora, dove abitava qui ad Asti, sempre lì vicino? Lì, a San suocero, Pietro. Quando era solo. Sì. Chiamava che zona questa qui di San Pietro Ma le case non si ricorda, ma c'era il Marcellino, che c'era, sai dove c'era quello stuccatore stuccatore di Alpilon. No, lo stuccatore che aveva il laboratorio lì sul fondo. Ah, ho capito. Si chiamava? Penna? No. Perché? Ma lei vuol dire via Paglio? Eh? Via Paglio? No, lì via a San Pietro, c'è un momento, qua giù, via Calosso. Via, adesso si chiama via Calosso. Via Calosso. Sai che c'è la scuola? Sì. Di fronte alla scuola, si ricorda? Sì. Che lei era basso. Sì, era un po' basso. E lì c'era un pezzo qui, che adesso mi viene più in mente il nome. E lì stava con Umbra, Umbra. Umbra no. Non abitava lì via, anche da quelle parti? Umbra abitava
più da Maina, di fronte a Maina. Ah, abitava più di qua da Maina, ho capito, in Corso Alessandria. Ma io capì comunque, lì comunque via Calosso, c'era, era un po' giù così, andava la strada, adesso hanno... Poi Freilino, si chiama. Ah, Freilino, sì, Freilino, ecco, ha ragione. E di lì, si abitava lì, a Darri, via Magenta, Corso Palestro. Via Calosso. No, via Calosso. Via Le Pilone, via Le Magenta, via quelle vie lì. No. Magenta e quelle proprio su via Le Pilone, da Darri. Da Darri, c'è la via di Pilone. Corso Palestro. Beh, il corso di Al Pilone, Corso Palestro, via Magenta è qui. Mia Magenta, che numero era? L'8? Numero 4. Numero 4, lì stava Buan, sì. Buan, Moretto, poi mi dopo, anni poi 60, certo. Era l'ingegnere della provincia. Io, il socio c'era il falegname Raviola, se ricorda. Sì, sì. C'era Burello, l'ingegnere Burello, no? C'era quel pezzetto di terra, e un giorno mi fa, dice, compri quel pezzetto di terra, fa una casetta. Tu guardi, allora gli dicevo qualcosa. Andavo a casa, il mio socio, e dico, ma la signora Viola ha detto che ci vennero quel terreno lì di via Montebello. Montebello, bravo, Montebello, si ricorda molto bene. Il vantaggio del mio socio lo fa. Ma poi il socio era uno che lavorava, un gran lavoratore, però per il terreno, lui gli ha detto alla moglie, vabbè, fate quel che volete, io non mi leggo adesso per nulla. Ah, allora la mia suocera che era di più, era un carabiniere, andiamo al capo nostro, all'impresario, guardare la Viola. Del terreno gli abbiamo dato qualcosa. 1200, 1500 euro. Gli anni erano, che anni erano questi? Che anno era quello lì? Era del 1900, dunque l'abbiamo fatta. 32, 35, dal 30 al 35. Sì, che quando lei è subito, 29, quindi dopo qualche anno, diciamo, si è fatto la sua casa. Cioè, quella era casa sua, la casetta numero 4. E c'è ancora sta casetta, no? L'angolo. È quasi all'angolo. E lei poi sa com'è, uno fa la rete, dopo qui mia suocera avevo. San Pè, lì era proprio il mio quartiere, io abitavo al viale Pilone 39, dopo il Vigin. Dopo il Vigin? Dopo il Vigin, mi stava lì con la casetta città. Io era Vigin, poi era Cameran. Il Cameran dopo, ma la casetta tra prima quella di Cameran. E dalla parte sinistra, da giù, c'era Martinengo, delle Pellame. Martinengo, Lanfond, e dopo Valpiola. Ho fatto la scuola. Sì, la scuola. Come dico. Proprio del mio quartiere. Bene, e allora adesso lei è andato in Vai a Salto quasi subito. Come è arrivato ad Asti è andato lì, a Vai a Salto. Quindi dal 29 lei è entrato in Vai a Salto. Quindi al 69? 66, il primo settembre non sono giù in torre pubblica. Nel 69 niente, quindi lei ha vissuto praticamente tutti gli anni, diciamo, prima della guerra, e poi insomma, di tutta la... E la fabbrica, lei ha sempre fatto... Andava bene, quando sono entrato io,
Quanta gente c'era? Erano quasi 2008. 2008, quindi è sempre stata una fabbrica. Male, adesso non sono sicuro. Sì, 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 ma io sono i dati che abbiamo anche noi. Sì. Magari poi c'è stato, subito dopo la guerra, sì, poi la seconda c'è stato poi un aumento. Nel 1900 siamo arrivati verso 3.000. Meno di 3.000. Invece dopo nel 1935-36 è venuta quella famosa crisi. Sì. Però li hanno diminuito questo. E poi dopo Poi hanno ripreso. Ma lei non ha mai avuto problemi, lei ha fatto il suo lavoro praticamente da tourneur praticamente, e poi dopo è aumentata qualità, sì, dopo, man mano, ecco. L'arma di Galli è per Deco. Scusi? Per Deco, il caporeparto del Bacio Automarino. Ah, e il capo officina era Galli. Galli, capo. Poi c'era i Belloni. Belloni. Che era nel salone. Sì, al salone. Al salone. E un giorno mi manda a chiamare l'ufficio, ho detto, oggi abbiamo bisogno di una roba per lei. Cosa c'è? Ah, guardi, lei non faccia più il tornitore. Oggi ci mettiamo le macchine automatiche. Io non ho mai visto, parlava della fresa, parlava del torgio, gli do ragione, dico, ma lei, io non capisco un cavolo. Ecco. Non ci preoccupi, lei se accetta, e Galli fa proce, ma provo, dico, se mi va. Se va bene, bene. Bene, se no, perché a dirlo francamente con lei. Io già da sì, non ci trovavo io. Ah. E dico, beh, se va, va, se non vuole, torno a Ivrea, io lavoravo a lei stava di Ivrea. E l'ha sempre quel 25 in più che gli avevano tolto. Lei diciamo. Mi dava il caporeparto per Deco. E erano macchine nuove quelle lì che erano entrate, erano delle macchine più moderne, diciamo, moderne per allora, ecco. E c'erano 260 o che macchine, E quelli cosa facevate? Che bulloneria. Pezzi? Bulloneria, boulon proprio, favi boulon. Che boulon, è boulonè. Però faceva anche altro. Sì, per i cicli, su mi dopo il ciclo, i cadeni per il ciclo, sono venuti dopo, poi. No, c'era lui, c'erano già. C'era già un altro reparto. Ecco, era un altro. E c'era... il salone, la macchina automatica, la meccanica. La meccanica era a parte, perché c'era la meccanica, c'era il salone, e lì c'era dove c'erano le rettifiche, c'era il posto. E cadeni, no? Insomma, no, nel reparto. Cadeni ero il fondo. Ah, fondo lì, sì, sì. Allora, e lei faceva il cadene da bicicletta, da moto e auto. E auto poi dopo. E invece il terzo album a fare le rettifiche per rettifiche i pulmoni e altre lavorazioni. E le macchine automatiche quindi erano per i pulmoni? Volume e anche altre lavorazioni, questa roba a tornitura. E allora lei poi è stato alle macchine automatiche? Sì, sono stato lì. E poi un bel giorno il caporeparto mi fa veloce, facciamo un lei va a montare le macchine, quando lei era capofila, aveva una fila di 15-20 macchine, ci va a montare le macchine che finiscono la lavorazione da Tizio Caio a San Pronio, ma porca miseria, sono passato lì. Dopo qualche anno, sotto capo, sì, questo ho visto negli elenchi, lei era sotto capo di, capo suo era? Perreco. E lei ha risulta poi, proprio di nel 1945, Meschia, Meschia, se parlare, il caporeparto è morto.
era alle presse. Alle presse. E lì, penso, il reparto delle presse è stato tre mesi senza capo reparto, c'erano due sottocapi, anzi erano due sottocapi, no, c'era Bruno sottocapo, poi c'era... c'era come capi di fila, c'era Cusotto, c'era Otenga, c'era Corsero, Guelfo. Questa era la direttiva, questo era il capo di capitia, poi c'era il sottocapo, compito suo. Era una macchina da cambiare lavorazione. Ecco. Loro erano l'ufficio, si cambiava, si è finito la macchina, questa qui, ancora parto, oggi vado a montare. Si andava a montare la macchina per far cambiare la lavorazione. Per aiutarlo a lei che era capofila. Sì, sì, ho capito. Quindi il suo compito era quello di montare la macchina secondo la lavorazione. Lavorazione. Dopo 45. Lì è cambiata la direzione, è arrivato... chi era direttore dopo il 45 è stato Ombra. Sì, Ombra è arrivato dopo. Dopo. Dopo la guerra. Dopo la guerra. Subito arrivato dopo la guerra. Ma io arrivi. Il suo capo chi era? Era sempre questo. No, è stato per tanti anni il suo capo. E lei il comandatore manda a chiamare. Sa che c'era la commissione. Interna, sì. Interna. E poi c'era il consiglio di fabbrica. Dopo, gli ultimi anni poi, gli ultimi anni quando lei poi è andato via praticamente. Mi ha andato a chiamare magari il capo reparto lì depresso. E poi tu mi sono andato via. Ha riunito quelli lì della commissione. Sì, il consiglio di fabbrica vuol dire. Consiglio di fabbrica. E alla fine. Che però. C'era? Poi il reparto c'era suo delegato. C'era uno che un delegato. Si presentava il reparto presse, il reparto tranche, sì. E via dice. E lui dice, guardate, dice, abbiamo bisogno di mandare un capo alle presse. Alle presse. Cioè, avete qualche duro voi altri? Tu vuoi me l'ha raccontata? Quello lì delle macchine automatiche, me l'ha raccontato lui. Dentro me, ma guardate, cioè, pensateci bene, sì, dobbiamo decidere, perché non si può lasciare un reparto scoperto. E uno qui, l'altro di là, dice no, e lui fa, dice, guardate, io vi faccio una proposta. C'è così, alle macchine automatiche, c'è Brogi, dice io. Propongo Brogi. E voi altri? Io sono sempre stato in buone relazioni con tutti. E allora uno dice sì, e il commendatore domanda chi è quello della macchina automatica? E c'è il trinchiero. E lui fa solo io. Allora dice, mi spieghi un po'. Io ho una proposta di Brogi e dice... Ma va, che tipo è? Quello lì fa, dice, ma guardi, fino adesso noi abbiamo bisogno di qualcosa, è attivo, qui da casa, dormo, che per vantebbe, ma sempre... A fare una poca al mutuo a Chiel, di ma verità. E allora, fatto, ripetiamo. No, se no, e quelli della macchina automatica fa Brogi, a me no, Brogi, un uomo che ha guidato qui, ma per noi per qui, ormai diversi anni, certo. Le macchine automatiche riusciva a picchiare la messa a goccia, certo. I difetti, e quello, no, ma le storie.
E loro quando si chiamano il pernetto, però gli erano questo. Vabbè, la Lucia si inserì, guarda il padrone, perché guarda, no, gli vede sta bene qui con chi è. È sempre stato questo momento. Non voleva andare. Un uomo di potere, di forza. Era un prendeco, gli dicevo. Il padrone era sempre poi io ero giovane, sono sempre stato mio foto, anche Ivrea, quello mi diceva il padrone era... Ma sei uno, lei è stato sempre un perché ero grande? No, dico, guardi, lì ormai... conosce tutto. No, la macchina la lavora più, e lei è e là sono un po' fedendo più. Questo era proprio Griffa, il commendatore. Era proprio. Che parlava e lui che la matita marcava più. Beh, quei cose. E dico, perché devo fare prima su me? Ma finché lei è andata là, è andato a fare il capo alle presse. Questo, quando è successo questo? È successo nel 45. Quindi lei aveva 40 anni, insomma, però era già 15 anni a Dubai Assault. Quindi ha fatto il capo alle presse. Però a Bustrobe, la vera, gli operai si ammassavano, facevano la riunione. Certo. E che era un po' veloce, trovavano anche la Salburanente. Che la sa? Non sa ancora fare. Ah, non sa ancora. Magari tre o quattro operai. Tu sei stato capo al prezzo fino alla fine. Fino alla fine, quindi dal 45 al 69. Infatti tu hai 24 anni al capo. Capre parte. I prezzi sono sempre stati, no? Sempre stati fino a quando Chiale era capo. I prezzi cosa servivo a te? Stampavano la bulloneria. La bulloneria? Stampata. I volumi dei cartoni, la porta. Era tutta roba lì. I prezzi stampavano. Prigionieri per gli ammortizzatori. Prigionieri cosa sono per gli ammortizzatori? Cosa sono i prigionieri? Sono prigionieri. Un tocco. Filettata da parte del martello, quindi l'avevo stabilito, poi ci mettevano il coperchio. E vedi che le pelle sono sempre state lì. Ancora adesso. Le persone sono filettate da due parti.
Sono il filettato, sia da parte che dall'altra di Cadone. Sì? Il doppio filetto. Faccio. È filettato da una parte e dall'altra. Perché uno va evitato uno va corpo, evitato, l'altro e l'altro serve per tenere assieme due corpi. Ah, io capisco. Si chiama prigioniero. Prigioniero. Quindi è stato poi lì capo, quindi questo reparto è ingrandito, poi ora è rimasto più o meno sempre... Le macchine allora era... Si è modernato questo reparto, sì. Poi ho comprato diverse macchine nuove, sì. E c'è una la mitraglia, una macchina che faceva le vis, dai pedali. Sì, del pedale del la sai quella Roma, è una varia 30, quasi 20.000 al giorno. E invece gli era del prese che stappavo il perno dal pedale. Con l'estrusione, che al torno un parei. L'estrusione veniva lungo, sa? Non parei. E passava poi alle macchine da così. E come passa Andrea, durante la guerra, che era subcap alle macchine automatiche, a guerra come vai a South, Iom più, gli era tanti doni, perché Iom era un da... Che però era già in età, che lo chiamavo più in Emper. No. Anciamala. Hai un usinerano. Capi squadra. Ah, ecco. E sul cap, userai. Ah, userai, ecco, perché chi le conosceva in macchine, travagliava in macchine, quindi... Queste donne qualcuno doveva istruirle. Che era Osotto, Tenga. Ottenga, sì, E lei era Bussa. Ecco. E era... Tutti, capisco, guarda. E poi abbiamo il sabato del donne, lei era per tre. Tre donne? Le donne, alle macchine automatiche. E quindi donne no, le presse no, le presse dai rapitanti e donne che ho. Io ero perché la donna fava per travai anche che fava l'uomo. E tagai i turnetti, ci muovi i turnetti. I turnetti, cheat. Cheat, roba piccola. E invece le macchine automatiche, roba che piava le bara lunghe, 2-3 metri. La macchina andava e lui ha un MacDuff entrava lì. Come da più unità, Tito, Guardello, si andava lì, Bisirovo, era Giorcelli, diciamo. Giorcelli? Era il quarto. L'altra fila era Bottino, il quarto. Bottino, qua. E era... Altrafili. Era Campo. Campo era... c'è un paese lì. A Mugardin? No. Da una misura con San Marzano. Guarda che... San Marzano, Bon Mars. No, guarda là. Roca. Campo. Era il coso. Il campo? No, chi diva? Quelli che... Operai. Ah. Era operai. E quelli erano gli abbi partigiani. La faceva. Allora... E mostravo come andava da fare, cosa avevo. Perché abitavo il mitra qui, eh? Ah, sì? E cosa va? Perché io stai la sciopero. La sciopero del 43, 44. Quell'epoca lì. Alla notte, alle 22, perché era la mancata la corrente. Ah, sì? E mancava la corrente. Lei allora le macchine automatiche trovava da Nerce, Capri Pont, Erneco, allora era Max Lussoff, e me l'ha detto, poteva lì. Ah, ecco. E arrivava il fascista. Ah, sai... Gli avevi dato il permesso speciale?
Io venendo avevo in permesso per viaggiare niente, perché sennò gli era il coprifuoco, è giusto. Cosa dico? Quindi ero il fascista? Chi era? Fascista. Era tutta la squadra con Mitro. Ma noi c'è un tale Stancari. Stancari, beh, Vesca, Grunosa, e anche lui che trovava i fornetti. Mario Guardi, come se l'è, perché fuori dalla porta lì, e anche le porte andavano. Vabbè, e quell'uomo, dalla porta lì sta piantina. E fa, vabbè, e dice, grazie, perché so, io andavo a mese. Dico, ma guardi, ma è l'elenco, c'è l'elenco, dicono, l'elenco è portineria. Vabbè, e cercavo di stancare, che era rosso. Era rosso. E non tanto in amico, per cui allora, era non proprio in amico, fava un po' che... Simpatizzate, che era... assorto, allora, perché che era assorto, vinto, anche al tempo, perché... Stancari, la troviamo alle trance. Ah, ecco, da un'altra parte. E via, via il telefono, il telefono. Quindi, tensione? Ecco. Avvisalo che mi stavo cercando. Un'altra parte, gli guarda, sei Stancari. Dica, dai, ricorda perché gli pareva. Ma sì, sì, vabbè. Chiede, da là la chiamolo, gli guarda che c'è. E via, è andato. Saltato lungo. Sì, perché no? Sì, perché sennò rischiava di essere preso. Quindi questo era nel periodo della guerra. Perché? Sono arrivati anche i tedeschi in Vai Assalto, sì. Questo. E lei che vedi che avevo casa una macchina da Inder, dove era in Germania, e il capitano che era figlio come andava al bar. Allora, sì, ma è il capo ufficiale, da vuoto, Rodi, ma che stai, perché è il capitano, vabbè, e va, cambiamo il proprio da c'è per me, e di fatti, grifa, e lo piavo, lo portava sulla villa, anche lui, lo siamo ancora un tempo. Vabbè, facevano per fare perché le cose andassero bene, insomma, cercavano di tenere un po'. Da tutte le parti. Da tutte le parti. Perché sennò. Che va la responsabilità di un'azienda di un'azienda. No, io mi fa dimmi, mi pare che i tedeschi avevano già preso una serie di persone per portarle in Germania. Poi Griffa. E mio padre era tra quelli, doveva andare, mio papà. Poi Griffa ha detto, mio padre era giusteur, quindi insomma serviva. Allora Griffa ha detto, no, quello lì no, quello là no, questi non li portate. E quindi non li hanno portati, per fortuna non no, andati. Perché per esempio era da Germania, anche la più... No, lo portavano a lavorare, ma intanto lasciava la famiglia, non è che andava in campo... Certo Ferroglio. Sa come andava. Però chissà come andava. Certo Ferroglio. Sì, un nome l'ho sentito. Lì era il capo meccanico. Non dice se voleva andare. E lei dà. Ah, è andato. Ha trattato bene. Sì, andavano a lavorare, ma lasciavano, mio fratello era appena nato, io dovevo ancora nascere, ma insomma, però, andare in Germania. Asti è stata bombardata. Ma dico, vai a Salto, no? La più preparata, la più preparata, i guarù. Cosa fai? Cosa hai capito? Cosa non parella, voglio fare lui, la specie tira più su, no? Per il caso che vivo, che porto, cerco quella, invece di ammai. No, non li hanno mai. No.
Ma la fabbrica non credo sia stata bombardata, no? No. Non è arrivata neanche vicino. Eppure costruivano armi, no? No, bombardavano la ferrovia. Bombardavano la ferrovia, allora... No, tu dicevi vai a Salto, costruivano armi. Costruivano le spolette. No, le spolette le hanno fatte nella prima guerra mondiale. La prima. Quelle foto che abbiamo visto lì al circo di Valle Sautir, ma abbiamo visto delle foto che diceva costruirono spolette, ma doveva essere nella guerra mondiale, la prima guerra mondiale. Infatti perché... c'erano tutti i torni con la cinghia. Allora, i primi. I primi era già un vagone di cinghie che giravano. Infatti, sai che allora la Franco, l'aveva fatto suo papà, aveva fatto la fotografia. Franco di Monbarone. Franco. Giuseppe, sì, il padre Carlo. Il padre? Carlo, aveva fatto le fotografie dentro la Valle. Allora forse sono sue quelle fotografie che sono lì, perché Franco ha un archivio che dicono che ha un valore di memoria. Sì, ma a parte infatti c'è anche un valore venale molto. Anche venale, sì, lei dice, ma. Che forse non si rendano conto esattamente nella forse perché lì su Franco ci sarebbe una storia. Lui era allievo di Pia, se non sbaglio, no? di quel secondo Pia. Lui era il più gran dritto che ho conosciuto io. Pensi che lui faceva il fotografo, ma faceva il fotografo così. E a un certo momento ha capito che cos'era la nuova fotografia. C'era E sa cosa faceva lui? Andava in bicicletta la sera quando finiva di lavorare, prendeva la bicicletta e veniva ad Asti si metteva a chiacchierare con i fotografi e veniva spessissimo da noi perché ci reputava magari quelli più sicuramente i migliori, ma non solo con noi lo faceva. E andava a Torino da dell'armi e si faceva queste chiacchierate intanto imparare hai capito. Torniamo al signor Brotti. Allora, la fabbrica Valle Salto praticamente fino a quando lei è stato dentro non ha avuto crisi, tranne i periodi forse. Paolo, Giorgio, Aldo. Paolo, Giorgio, Aldo chi sono? Figli di Griffa. Di Griffa, scusi, adesso avevo un attimo di... Quindi crisi non le ha avute, però poi hanno dovuto vendere. Ho cominciato a venire gli americani. Gli americani, ma lei, gli americani, lei era ancora lì dentro quando è arrivata la IPT? Sì. Lei c'era ancora. Sono venuti perché si faceva gli steli. Gli ammortizzatori. C'era venuta una commissione americana, visitati, la cena, ma come crisi? No, fino a che lei è stato no. Secondo lei perché poi è venuta sta crisi? Guardi, è venuta un po' secondo me. Stiamo facendo... Un po' è venuta che... la lavorazione della bolloneria, la greggia, è cominciata a scarseggiare. Ciclo anche. Ciclo non l'hanno più. Cominciato a venire giù e allora perché la verità, Giorgio è diventato. Generale da ICI l'hanno preso, l'hanno messo a dirigere. Lui l'hanno diventato il grande dell'Europa. Della ITT. Sì. Però la cosa che è bella, quello che voglio sapere, secondo lei c'è stato anche poco investimento nelle macchine? Le macchine non erano un po' vecchie. Forse, prima di altre parti non lo so, ma la roba del ciclo è cominciata a diminuire. Il ciclo è diminuito, non l'hanno più proprio voluto. Si trattava magari di
fare qualche cos'altro, inventare, sono magari scrollato un po' le spalle, ecco. Da, come dire, sì, la, poi, lasciamolo andare quello. Poi direi che invece il cattemacchine che andavo i soldi a noi, e quello che fece. Ecco, quindi. Gli era che l'aveva testa, ma in questa maniera. Ah, diciamo invece che per macchine me che andavo i soldi a noi. Questa, per, questa non è una bella visione, Quindi, no, perché bisogna vedere appunto se anche gli operai potevano fare qualcosa, nel, voglio dire, il sindacato, eccetera, poteva dire, ma cosa state facendo? No, state investendo, oppure c'era questa posizione che poteva dire va bene, se c'era questa mentalità, appunto, voglio capire, questo è interessante da capire. Ma era la testa. No, non guardavano al futuro. Ah, i soldi a noi, perché il padrone va a Sanremo, ragionavo. Bisogna pensare anche al momento storico in cui si svolgevano questi fatti, anche, perché è tutto da collegare nell'insieme. Noi cerchiamo con l'intervista. Ci sono poi dei momenti peggiorativi all'interno di queste operazioni che comunque hanno portato a quei discorsi che riferisce. La ITT entra in salto quando lei sta per andare in pensione, dico bene, è così più o meno. Entra la ITT e poi lei va in pensione, dopo un anno, due. Giorgio, l'ingegnere. Ingegnere? Giorgio. Giorgio. Allora ma tramite il direttore Penasso. Penasso era ancora lui. Ma sta ancora, sì, ancora un po'. No. Appena che arriva la legge 179, che aumentava la cosa della pensione, perché noi ci andava in pensione con il 42%, e invece con quella legge lì è passata subito, mi pare, al 70%. Appena che è arrivata la legge, e Giorgio, dice Giorgio, avevate ragione, fate bene, ma di no, via, mi lascio il posto da oggi, e via il perito, poi dopo, mi dice, alcuni sante male, forse è mancato, seguirmi, è mancato un po' di... anche di pensione, da studiare quelle cose. Di preveggenza, di previsione, di anche delle crisi. Che lì è la Fiat, sono d'accordo, la Schillenberg, la Borghesur. Cioè la Fiat era quella che faceva un po' tutte le cose che... Si lavorava solo per la Fiat, praticamente, a un certo punto. No, ma anche per la ferrovia, i Schillenberg. Ah, i Schillenberg erano i... Anche la ferrovia, anche per le altre ditte. Ma... Però alla fine, poi, se la Fiat ha cominciato a dare le loro produzioni da altre parti, la Valle Salto non ha più avuto commesse. Non ha più Giorgio, anche lei è sempre più là che avesse il futuro. Però se chiamano Giorgio, padrone, che era, ha fatto con il mio fratello, e Giorgio ha detto, la testa, si chiude, no, si chiude, e poi deve come altri, mi fa sedere all'americano, a lei. Quindi c'è stato anche uno scontro, diciamo, in cui i padroni hanno detto ma noi non ce la sentiamo più. Di poi Paolo, anche Paolo è pura, no? Nickerd, sì. Forse Paolo. Ce n'è uno solo. Forse meglio lo Paolo. Se l'altro se ne ha perché l'ho trovato in una sopra. Di caffè,
Bappi B. Come capi. Come capi? Chi era capi sì. Allora? Dove sei? Era Foglio? Foglio. Era il capo animale. Foglio? All'era alla reparto parare. Mia madre era gli ammortiseur, mia madre. Non so. Macagni. E invece il Foglio all'era. Alla fine casa la nonna. Il reparto piccolo aveva Foglio. Poi c'era Travaglio. Le tracce. Ardeco, poi era lì alle macchie automatiche. Poi invece c'era allo stampaggio a caldo, Ferrero. Era Macagno. Macagno era il mortiseur. Mortiseur Macagno. Era il capo di mia madre, sì. Cuoroni, era le catene. C'era le palle da cadere. E il pullo che faceva da lì? No. Alla Vai Assalto, il pullo? Che faceva? Perché era Gagliardi, è morto. È morto. Il dono è morto, anche gli altri. Poi è morto il capo vicino, Odone. Poi era il capo dell'elettricista, Vigoni. C'aveva 11 figli. 11 figlioli. Ah sì? Sì. 10 femmine e un maschio. Ostia, mamma mia. E li mette dentro fino a che trovò il maschio. Quando diventò grande il maschio gli andava a fare l'avviatore. C'era la sua mamma veniva in negozio a prendere. E invece era quello che non è. Diventato comandante dell'Italia, deve essere diventato capo capo di questo piloti. Figlio di questi Vigoni. Sì. E ora in pensione anche lui. Poca. Faceva le rotte, faceva le rotte, lui diventò pilota di caccia, fece fu scelto perché gli facevano fare la scuola particolare e fece questa scuola per le caccia fu preso. Caccia proprio. Fu preso per le caccia, infatti veniva al negozio da noi perché Ezio, il mio socio, e l'erano di azione, no? E per cui se ne raccontavano. Si contavano. Se raccontavano. Ma signor Croce, insomma, è stata una fabbrica che per Asti è stata importante, secondo lei, tanta gente, tante storie. Lei ha qualche ricordo particolare? Diciamo un po' curioso, se ne è amici come faceva Babbo, come faceva quando Grifa veniva a vedere le macchine nuove, che voi altri lo rifate, lo rifacevate lo spiegone. Raccontagli quello perché è bellino, è un fatterello bellino. Cos'è capitava? Ci capitava, perché mi hanno messo dalle parti da manco. Ma è andato là. Alle presse? Sai qual è? Che mi dice di me, tempo, fitto e girare e guardare. E era Bruno, il suo se si ricorda che era il presidente che delle Uniti. Il circolo degli Uniti. Lavoravano, il sistema vecchio. Era questo che. Di perdere del mozzo del giretto, per la rosetta c'è un taglio per fermare la rosetta per il giro. E lì lo mettevano dentro il caricatore e finito il giro lo riprendevano le donne e capisci che dove era passato un utensile c'era la bavola e tagliava tutte le dita. Le dita. Insieme il povero gente, e gli ha detto, basta, stupidaggine. Stupidaggine sì, perché mi piace, però ai Montpegnase, un Bruno sul capo, io lì, ma io non ho più un po' il sistema, un po' di personale, in essere il mamma. Il mamma per lei, Sì,
Vabbè, è uno studiolo. Un sistema. Era, diciamo, al girone. Devo andare, c'era l'acqua calda e l'olio ursunabile. Una volta non la volevo vedere. Quest'uomo per gestire, lo buttava dentro, poi lo scaricava. Però lì dalla mattina alla sera sempre... Lì attaccato. All'olio combustibile. Allora io mi... Emulsionato. Io mi stigiavo, girato. E dicevo, stavo lì, lo attaccavo, con la cava e ma modificava qualcosa. L'avete portato sera. Delle migliorie al lavoro delle persone. Ma io voglio che mi raccontassi quando volete fare i pezzi di Alessio. Quando veniva il riff a vedere le macchine nuove, che si diceva? Lei era il segretario, il figlio Ferroglio. La mattina, le mie pente, appunto, la fede, la macchina, mi faceva sempre. Alla notte, prima di andare, aveva sul rio a giro, era sempre, di rio a giro. Giuseppe, dammi torta, dammi una. Vita spiega. Giuseppe, come fai? Ti dà dire sì o no? E infatti mi fa la... La macchina non andava in crota, io mi ha mancato di tutto il revolver. E mi fa la... E andava bene. Alla fine è andata bene. E mi stava lì, tranquilla, la rossetta a la macchina franca, ma andava da là. E la macchina carica, come va. E vedi, era tante altre cose, ma... E allora che avete chiamato Griffa per fargliela vedere? Griffa, avete chiamato... Avete chiamato il padrone per fargliela vedere? Non la vuole raccontare, Non vuole raccontare. Va bene, quindi questi sono alcuni fatti. Adesso lui diceva quando è arrivato Griffa, avete chiamato Griffa per fargli vedere queste macchine? Griffa andava a vederle alla sera, faceva il giro. Faceva il giro? C'era qualcosa che... Non lo coprivo la macchina. Che non andava. Che magari lei faceva un modifico alla macchina, no? Sì. Poi ho usato a darlo, sapeva fin quanti passi si faceva al giorno. Sono parole. Perché l'abbiamo fatto prima? Subito, perché era proprio. Ecco. Quando ha visto che avevate fatto questa cosa, sì, tante cose. Che si interessava, quindi. E gli spiegavano la macchina e lui domandava, ascoltava tutto e poi gli domandavano, ma dal botch, quando è che dal botch esce? dal botch. No, che sono cose che, insomma, secondo il mio punto di vista, il camore è morto, deve essere cosciente, dove dipende. Sai che era perno pedale, che c'è, in fondo c'era marcato sì, S o D, destro o sinistro. La donna, guardi che lavoro, a forza di tenere il manico e battere così, che entrava dentro il manico, ci entrava tanto così il dito. E anche lì abbiamo fatto una macchinetta, la donna seduta, prendeva, la metteva dentro il caricatore. Quando ha fatto il giro, cascava nella cassetta. Sono tutte cose che sembravano... E si riesce a semplificare la vita alla gente, a rendergliela un po' meglio. Ma poi in buona sostanza un attimo è successo. Ma lui mi sono mai andato al padrone di io faccio qui. Che non sapeva tramite gli auti, se ne che dal vuote a... lui lo sapeva comunque, doveva saperlo. Perché mi ha detto, il compito di io, a lei, a lei, cerché, se direbbe no, perché era la gente, per rovinare il banco, e poi, perché che?
E infatti, a me da banana di... È fatto qui, è fatto là, no. Faceva il suo lavoro, ma diceva... Finché la proprietà, sì? E gli operai sono andati, non dico lavori d'accordo, ma parzialmente d'accordo. Sì. Le cose sono andate avanti. Ma noi abbiamo intervistato anche capi, sindacalisti, tutti, ma dicono queste cose qui, che quello era un... padrone, certo era il padrone, ma c'era rispetto, è così, dico bene, c'era rispetto anche per chi lo era. E c'era una grande solidarietà, glielo posso testimoniare, quando io sono arrivato ad Asti, hanno i capi della Baia Salvo, tanti, c'era Macagno, c'era Pelusino, hanno fatto di tutto per farmi riuscire a farmi conoscere nella fotografia. Ma creda, una cosa da non... possiamo spendere anche poi lui. No, facciamo, no, me lo dice questo, no, sì. Chiudiamo col signor Broggi, Allora, signor Broggi, secondo lei questa fabbrica adesso com'è? Lei la poi seguite le vicende della fabbrica dopo? Adesso mi sembra che sia ripreso. Sì, un pochettino, ma lei poi non ha un po' sofferto il fatto che... Quando sono uscito anche Giorgio e Paolo, quando sono salutati, andava al pranzo per gli anziani. Però, no? No, uscito, chiuso la porta. No, fino all'anno scorso ci sei andato, no? Ah sì, la volta ero lì sotto, attraversato la strada alla batteria. Sento Broggi! Via, faccio. Io Paolo. Sono Paolo, sono avanti. Ma poi pensi un attimo che quando ha finito, ho compiuto 100 anni. Sì. Alcuni operai che ancora sono vivi. Sì, qualcuno più giovane, certo. Sì, ma non sono tanti. No, non tanti. Ma insomma, quelli che si ricordano ancora. Certo. E gli mandarono un mazzo di fiori, vedesse una cosa da impensabile, perché a distanza tutti questi anni quali... gli operai si ricordino di capo. L'altra sera qui c'era Ferogno, c'era il figliolo di quello che diceva lui, che è venuto a trovarlo perché aveva piacere di vederlo. Ma quando ha fatto 100 anni non fai un più, cosa ho fatto? Faccio due. Alle colleghe. Facciamoglielo contare, noi che ha fatto. Ma con tutto questo, vabbè, Fabia è fin troppo attaccato. Ah, ecco. Io ho preso la chelpa dal primo. I miei nipoti. Sono tutti, le vogliono bene. Ma bisogna meritarsene. Segno che se le merita. Se uno ce l'hai, perché se le merita? Ci ha svezzato tutti. Ecco, bene. In una parola sola si risolve tutti. Si fa il quadro della situazione. Venga, sedersi qui. Lui sposta solo la. Venga, dica qualche anche cosa. Qualche ricordo suo, lei è fotografo. Spostiamo. Ah no, ti vuole dire ancora, dica proprio cosa sta dicendo adesso. Io dico, anche con gli operai. Io sono sempre stato uno che poche parole, però quando avevano bisogno di qualcosa io gli dicevo. Avete bisogno anche del cuore personale, venite pure e chiedetemi qualche cosa, io lo faccio. Infatti la volta è venuto uno, adesso non faccio nome, dice Broggi, un favore a lei. Sono stato a casa 15 giorni. Sono un po' corto. Cosa hai bisogno? Adesso quando sarà un anno che dove ero? Sento chiamare forte. Era questo qui, questo signore.
E questi erano operai di loro? E queste sono le foto dei pranzi. Le foto dei pranzi che facevano tra di loro nei reparti? Ah, anche nei reparti. E qui c'è Mandrile, guardi. Ah, che bella. C'è, come si chiamava questo qui? Lui, ah sì. No, Sergio. Aspetti. E riparava anche le macchine fotografiche questo signore. Bianchi. Bianchi si chiama, no? Questo. E c'è questa signora qui che io la ricordo, ma non so chi è, Brogi. Questa signora, la deve essere una segretaria. Guarda questa, anni 60 che... Questo è la dame. La dame. Questo è Genta. Sì, Genta. Questo è Macagno. Macagno, questo grande. È Odone. Questo era il capo Macagno. Questo è Ponzone, quello che lo chiamavano il Pulo, che gli dicevo prima io. Il Pulo. Come la chiama questa signora? Ma comunque lei. Forse che era lì. Ecco io, vedete. Questi sono anni 60, questi anni. Questi sì. Sono i primi anni, che sono stati 54-55. Guarda Macagno con il coso di sembra che siano capo. Questo è Tosetti. Tosetti. Questo è Mandrile, questo è Krieger. I Kingling è questo lì. Perché sono andato. Questo è le orecchia. Cagno. Cagno, Brogio, Odone, Ponzone. Brogio. Lui, Brogio andava piccolo. Andava piccolo. Brogio andava piccolo, questo è.